della proposta di legge 3009 Sensi, recante sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Ricordo che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dell'audito e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Ricordo inoltre che, secondo quanto stabilito dalla delibera dei deputati questori del 23 aprile 2020, tutti i partecipanti ai lavori che si svolgono nell'aula di Palazzo Montecitorio e in tutte le aule in cui si riuniscono gli organi parlamentari devono indossare mascherine protettive, le quali devono essere indossate correttamente e anche quando si parla. L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza del dottor Fabio Chiusi, responsabile di progetto di Algorithm Watch. Avverto che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Richiamo quindi l'attenzione del nostro ospite su tale forma di pubblicità che sarà disposta ove da parte sua non vi siano obiezioni. Bene, dispongo dunque l'attivazione dell'impianto e ringrazio il dottor Chiusi per aver accolto l'invito della commissione e gli chiedo cortesemente di contenere l'intervento in circa 10 minuti, in modo da consentire ai commissari di porre eventuali domande. Do la parola al dottor Chiusi. Prego. Grazie, spero mi si senta. Grazie mille dell'invito, prima di tutto. Naturalmente il tema sta particolarmente a cuore a me e all'organizzazione per cui lavoro, per cui prima di tutto grazie per questa opportunità di confronto. Vorrei partire da qualche considerazione, diciamo, sulla proposta di legge in esame, a partire dal fatto che riteniamo e ritengo molto positivo, prima di tutto, il fatto che esista, cioè il fatto che ci sia un riconoscimento della problematicità di questo tipo di tecnologie, che ci sia un tentativo, da parte del regolatore pubblico di intervenire in una questione che veramente richiede intervento e soprattutto che lo faccia, anche ascoltando, le istanze della società civile e dell'Accademia, diciamo, che su queste cose ha cominciato a lavorare molto tempo fa, e diciamo che i dati, i fatti, la scienza is out, come dicono gli inglesi, cioè è abbastanza poco controverso, diciamo, l'argomento per molti punti di vista. E la prima cosa è da dire che una moratoria sarebbe certo un passo positivo, la moratoria che è ipotizzata in questa proposta di legge Sensi, e sarebbe sicuramente positiva perché fermerebbe una tendenza che noi abbiamo identificato negli ultimi 2 anni e mezzo in cui ho lavorato ad Algorithm Watch, ma anche molto prima giornalisticamente, che è l'espansione indiscriminata di questo tipo di meccanismi di sorveglianza. E si può dire che naturalmente questo abbia diversi problemi, tali, secondo noi, secondo me, da non rendere una moratoria risolutiva, naturalmente. Cioè, risolutivo sarebbe la messa al bando, una messa al bando efficace di certe, di alcune applicazioni, che poi vedremo, insomma, più nel dettaglio, magari, del riconoscimento facciale. Quindi, naturalmente, una messa al bando che abbia al suo interno anche meccanismi di controllo e schemi sanzionatori, naturalmente, che come si sta discutendo sempre più anche a livello europeo, cominciano a far parte della discussione. Un'altra cosa interessante da notare, secondo me, è che la proposta parla molto di riconoscimento facciale, e la questione invece è un po', temo sia più ampia, e molti, naturalmente, con me temono sia più ampia, cioè sia riconoscimento biometrico, che come sostiene lo stesso articolo 4.14 del regolamento europeo in materia di protezione di dati personali, che è citato peraltro nell'articolo 1 della proposta di legge, quando si parla di dati biometrici si parla di dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono l'identificazione. Quindi naturalmente questo, per esempio, include forme di riconoscimento emotivo, affettivo, come vengono dette, no? Le motion recognition technologies, che sono, per quanto se ne può sapere, qualcosa di molto più vicino alla pseudoscienza che alla scienza, e che ciò nonostante vengono continuamente impiegate naturalmente da più parti. Per
Quindi questa è un'altra questione, cioè l'ambito di applicazione di questa norma. Bisogna fare attenzione, qualunque sia la strada che si sceglie, se per la moratoria, il ban o altre, bisogna stare attenti all'ambito di applicazione che sia abbastanza ampio da effettivamente consentire di prendere in carico proprio quei problemi che si vogliono prendere in carico. Un altro punto da questo punto di vista, per esempio, è il fatto che qui si parla di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale. Ma naturalmente non è necessariamente il caso che servano dei sistemi di videosorveglianza per avere funzioni di riconoscimento biometrico, per esempio, no? Quindi, per esempio, questa Clearview AI, che viene anche questa società che opera a livello internazionale, non si è capito bene se anche in Italia parrebbe di no, però ecco, diciamo. Per evitare che strumenti di questo tipo molto invasivi vengano comunque utilizzati nonostante questa proposta, naturalmente bisognerebbe anche qui fare attenzione ad ampliare lo spettro, non soltanto ai sistemi che abbisognino di videosorveglianza, perché naturalmente sistemi come Clearview AI sono sistemi più che altro di matching tra immagini, quindi naturalmente basta che ci siano queste immagini, basta che qualcuno in qualche modo le abbia, che ci sia un database pubblico, per esempio su internet, per metterle in relazione. E questo è sufficiente per ottenere qualche forma di controllo biometrico, naturalmente, in ogni caso. L'articolo 1 precisa inoltre che la moratoria riguarda l'installazione e l'utilizzazione di impianti di sorveglianza, quindi parla di installazione e utilizzazione, ma ci sono casi come quello della città da cui vi parlo, cioè di Udine, in cui questo comunque non sarebbe bastato a evitare di investire centinaia di migliaia di euro di denaro pubblico per acquistare delle tecnologie che in questo momento non si possono usare, no? E quindi questo, per esempio, sarebbe possibile nella misura in cui si vieta proprio l'immissione sul mercato, per esempio, di queste tecnologie, cioè non ci deve poter essere una compravendita di queste tecnologie, altrimenti alcuni potrebbero semplicemente comprarlo e o adoperarlo nell'ombra, nell'ipotesi peggiore, o lasciarlo lì in attesa a che finisca la moratoria e quindi si possa di nuovo cercare di utilizzare questi sistemi, naturalmente. Quindi anche questo, anche da questo punto di vista, lo scopo, cioè quali tipologie proprio di attività vengono normate anche è importante. Si dice anche, che il pericolo è che gli algoritmi siano imprecisi, naturalmente, no? E questo è naturalmente vero, per ora. C'è la possibilità che in futuro siano meno imprecisi o siano fondamentalmente quasi completamente precisi. E ciò non renderebbe queste tecnologie meno problematiche. Questo è un punto cruciale, secondo me, da capire. Cioè, il punto è che non serve una moratoria fino a che queste tecnologie siano abbastanza precise. Serve un ban perché queste tecnologie sono radicalmente incompatibili. Alcune applicazioni di queste tecnologie sono radicalmente incompatibili con una qualunque idea di convivenza democratica. È una cosa molto più radicale, no? E quindi naturalmente queste tecnologie che per esempio anche non soltanto con immagini e riconoscimento dal vivo in luoghi pubblici, no? In spazi aperti, non soltanto queste sono problematiche, anche gli usi ex post per esempio possono essere estremamente problematici. Cioè, cosa significa? Sono quegli usi anche così definiti, diciamo, nella normativa europea in arrivo. E dicono appunto che si prende un'immagine e la si tratta a posteriori, quindi intanto si ottiene l'immagine in qualche modo e poi si va a vedere. Anche qui si può avere, diciamo, funzionalità che con le tecnologie odierne consentono qualcosa di equivalente a una forma di sorveglianza di massa, di nuovo, che è quello che noi vogliamo, come ha detto anche la commissaria Vestager, come hanno detto molte autorità europee, vogliamo mantenere radicalmente inconcepibile e inconciliabile con un'idea, diciamo, europea, comunque democratica, della democrazia, democratica in senso proprio. Quindi questa è, diciamo, l'obiezione più forte. Un altro punto invece, secondo me, buono della proposta è che non si limita ai soli soggetti pubblici. Questa è un'ottima cosa, perché nelle nostre ricognizioni, per esempio, abbiamo scoperto che molto spesso queste cose vengono utilizzate da soggetti privati. Pensate in Danimarca a delle palestre che chiedono riconoscimento facciale per entrare all'interno agli abbonati, per entrare nelle loro palestre e insieme capiscono anche l'umore della persona che sta entrando e insieme cercano di capire se per esempio, se il loro abbonamento è attivo. No, quindi c'è un assieme di cose e insieme cerca di capire, per esempio, se
infettato dal Covid in qualche misura, tramite magari termoscanner, altre cose. Quindi, come potete vedere, si sta presto a avere delle cosiddette function creep, cioè tecnologie di riconoscimento biometrico che vengono utilizzate in un certo modo possono facilmente venire ampliate nel loro utilizzo, come è stato visto più volte nell'ambito della pandemia, per includere ulteriori funzionalità o strumenti di riconoscimento biometrico che vengono impiegati per una precisa funzione, vengono repurposed, come dicono in inglese, cioè vengono riassemblati, diciamo, riutilizzati con nuove funzioni per altre cose. E qui naturalmente le tutele, secondo noi, secondo me, che vengono fornite dal punto di vista appunto dell'impossibilità di realizzare delle forme di sorveglianza di massa biometrica tramite questa norma ci sono, ma sono a mio avviso insufficienti, nel senso, per esempio, la prima cosa è che non è detto che la disciplina legislativa, che anche si dovesse riuscire a costruire nel tempo della moratoria, non è detto che riesca a mettere effettivamente fuori legge queste cose. Quindi rischiamo fondamentalmente semplicemente di rimandare e di soltanto ottenere la legalizzazione di prassi pericolose. Quindi si rischia addirittura di promuovere magari un intervento normativo che poi finisca per rendere normale o accettabile ciò che oggi non è normato, e quindi fortunatamente non è normale in teoria, no? Quindi questo è un aspetto. Un altro aspetto naturalmente è la scadenza della moratoria. Cioè, se vogliamo percorrere la strada della moratoria, che è una strada percorribile naturalmente, è la scadenza del 31-12 che è presente nella proposta, naturalmente è insufficiente per ottenere un risultato concreto. Si potrebbe prorogare di un anno, si potrebbe pensare a una cosa di questo tipo, ma naturalmente, come dicevo, c'è di nuovo questo rischio appunto che nel frattempo, come è successo e come sta succedendo a livello europeo, l'Unione Europea, la società civile ha spinto molto per un ban a livello europeo, qualcosa è stato implementato nelle prime bozze di questa normativa europea, ma molto va migliorato, e soprattutto nel frattempo, non essendoci una moratoria, tutti quelli che vogliono continuare a usare, a fare del loro meglio per sfruttare questa sorta di far west normativo biometrico, nonostante naturalmente non sia un vero e proprio far west, ma insomma, chi vuole sfruttare questa situazione può ancora farlo fino a quando non ci sia appunto un intervento normativo. Quindi quello che noi volevamo dire più o meno è questo, e in generale è un messaggio che vorrei lasciare in questa sede a un legislatore che si trova di fronte a un compito immane, difficilissimo naturalmente, di capire come affrontare il nuovo in modo che rimanga sinonimo di progresso e non di regresso naturalmente. Ecco, un buon atteggiamento di fondo è non pensare che si sia costretti ad accettare qualunque innovazione tecnologica, perché altrimenti si è luddisti, perché altrimenti si è fuori dallo spirito del tempo. Non è una buona cosa pensare che la politica debba sempre andare a traino dell'innovazione e debba in qualche modo aggiustare la nostra convivenza civile e democratica per far sì che queste innovazioni tecnologiche facciano parte del gioco. È possibile che queste tecnologie non debbano fare parte del gioco, molto semplicemente, e che quindi vadano eliminate dai contesti democratici, che li usino nei contesti non democratici. E dopo tutto siamo riusciti abbiamo delle forze dell'ordine estremamente efficaci, abbiamo una democrazia abbastanza sana dal mio punto di vista, nonostante le tante critiche, e in ogni caso l'abbiamo avuta per molto tempo senza essere sorvegliati e monitorati ovunque andiamo e con qualunque scusa. Quindi questo dovrebbe, secondo me, aiutarci, insomma, a prendere queste tecnologie con un po' più di spirito critico, con un po' più di distanza, senza cercare per forza di implementarle a tutti i costi facendone un buon uso. Potrebbe darsi che non ci sia un buon uso. Grazie, dottor Chiusi, è stato chiaro. Chiedo se c'è qualche onorevole deputato che intende intervenire. Prego, onorevole Sensi. Grazie molto, Presidente. Ringrazio molto il dottor Chiusi per le annotazioni fatte alla proposta di legge, tutte molto puntuali. Volevo chiedergli rapidamente due o tre cose. La prima, questo ad uso, diciamo, del lavoro che facciamo in commissione, e volevo chiedere, dottor Chiusi, cosa succede effettivamente
attraverso tecnologie di riconoscimento biometrico, di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici? Cioè, quali sono i rischi, se ce li può dire, se ce li può spiegare, insomma, in maniera così minuta, che cosa mette a rischio e a repentaglio la nostra libertà democratica nella sua valutazione, la questione della privacy e dell'identità digitale? Altri due punti. Punto della sicurezza. Molto spesso vengono difese queste tecnologie dicendo, vabbè, però grazie a queste tecnologie, penso per esempio a quanto è successo il 6 gennaio nel Campidoglio negli Stati Uniti, grazie a tecnologie analoghe oppure a sistemi anche ex post, cui lei faceva riferimento, la giustizia ha potuto procedere e assicurare alcune persone, alcuni criminali o comunque persone che hanno commesso dei reati grazie a queste tecnologie. Io volevo sapere se ha delle statistiche o dei numeri che in qualche modo corroborino questa tesi difensiva, o se invece al contrario non ce ne sono e questo diventa un falso argomento che viene spesso sbandierato per evitare di affrontare il nodo appunto della messa a repentaglio delle libertà personali. L'ultimo punto che volevo sottolineare e chiederle è quello dei cosiddetti bias, cioè moltissimo negli Stati Uniti, in Europa, insomma, è un dibattito che va avanti da molti anni, si tende a ricordare quanto queste tecnologie non siano neutre, ma invece scontino una serie di bias di tipo cognitivo, di tipo, insomma, di vario genere. Se su questo potesse dilungarsi un po' per farci capire il perché queste tecnologie non sono asettiche o neutrali, ma invece spesso contengono, come dire, un vizio di forma dall'origine. La ringrazio. Grazie onorevole Sensi, prego dottor Chiusi. Grazie onorevole Sensi. Sono tre domande cruciali. I rischi sono molto chiari laddove queste tecnologie vengono già impiegate molto, per esempio negli Stati Uniti, dove appunto c'è stato per questa ragione un forte pushback da parte della società civile. Il rischio più chiaro è l'arresto di una persona sbagliata, per esempio. Questo è già successo più volte, soprattutto quasi unicamente con persone di colore, proprio perché, rifacendoci poi alle altre domande che l'onorevole Sensi aveva fatto, queste tecnologie, quando sbagliano, tendono a non sbagliare a caso, sbagliano in modo preciso con alcune categorie sociali, con alcune categorie umane, diciamo. E quindi, naturalmente, questo è molto, molto problematico, soprattutto se si pensa che queste cose vengono utilizzate in funzione di policing, cioè di polizia, e naturalmente questo, già i database della polizia naturalmente potrebbero essere biased, cioè non è necessariamente vero che la tecnologia debba migliorare, è la società molto spesso che è biased. Cioè se la polizia va continuamente a cercare certi reati e lo fa continuamente in certe zone, è molto probabile che ci finiscano all'interno delle persone che sono, guarda caso, proprio quelle che vengono maggiormente colpite dalla discriminazione e dagli errori di questi sistemi. Per cui è un gioco, diciamo, che si rinforza, e è un gatto che si morde la coda facendosi sempre più male. È il caso di una persona di colore che è stata arrestata fuori da un centro commerciale, davanti al figlio, portata arrestata fondamentalmente, interrogata, e quando gli è stata mostrata la foto non era lui, gli ha detto, ma scusate, ma questo non sono io. Ma la macchina ha detto che lo era. Ha perso 36 ore della sua vita e molto probabilmente una parte del rispetto del figlio, che quando è tornato a casa gli ha detto, papà, giochiamo a guardia e ladri, e lui gli faceva fare solo il ladro. E questa è una storia che è uscita sul New York Times, non è una cosa che si inventano strani attivisti. Per cui questi sono i rischi concreti, discriminazioni, arresti e soprattutto, come dicevo prima, la normalizzazione dell'idea che ci sia sempre qualcuno che ti scruta. Come voi sapete, la privacy e questi diritti che noi abbiamo associato alla democrazia nei secoli sono cose importanti, non sono cose di cui si possono derubricare a fisime, come è stato detto per esempio nell'ambito della pandemia. Il garante privacy andrebbe ben finanziato e strutturato, a maggior ragione di fronte a cose e a tecnologie di questo tipo, che portano a problemi di questo tipo. Vogliamo una società che è abituata a concepirsi come sempre scrutabile e scrutata? Vogliamo una società panottica dove non si sa nemmeno più se c'è qualcuno che ci guarda in qualunque momento e con quale fine? Io no, personalmente. Per quanto riguarda la giustizia e l'utilità di questi strumenti, sarebbe molto interessante avere i dati che l'onorevole Sensi menziona, perché a noi farebbe molto piacere capire se e come
queste tecnologie vengono impiegate davvero. Il problema è che ogni volta che si cerca di avere dei dati reali, come sa anche l'onorevole Sensi che l'ha fatto in interrogazioni parlamentari, è molto difficile avere una risposta puntuale anche dal Ministero dell'Interno e dalle autorità competenti. Questa opacità, diciamo, di questi sistemi biometrici non gioca a loro favore, perché di norma se uno non ha niente da nascondere, no? Come si dice, non dovrebbe avere problemi a darci questi dati, ad essere trasparente, e molto spesso questi dati per tutte queste tecnologie e per l'automazione in genere, abbiamo scoperto a livello europeo, è l'eccezione la trasparenza, per pochissimi casi peraltro, nella stragrande maggioranza dei casi vige un'opacità e un'assunzione tale per cui queste cose servono alla sicurezza nazionale, servono in funzione antiterrorismo, servono per cose per cui la trasparenza non ha diritto di cittadinanza. Ecco, questo è molto pericoloso, perché finisce per appunto giustificare deployment, cioè adozione di strumenti che poi non si può nemmeno bene controllare. Quindi anche di fronte a un tentativo di normazione è molto molto importante normare l'oversight, cioè il controllo. Che ci sia un enforcement reale delle norme, che ci sia uno schema sanzionatorio che effettivamente si può implementare, diciamo. Per quanto riguarda i bias, ne abbiamo già detto un po', certamente ci sono diversi rischi da questo punto di vista. Non è un caso, per esempio, che gran parte, diciamo, di quello che noi sappiamo dal punto di vista scientifico sui danni compiuti dal riconoscimento facciale viene da scienziate donne di colore, perché sono fondamentalmente le persone che vengono più colpite da queste tecnologie, e sarebbe molto bene, io sarei molto felice di poter ospitare, come sapete, in un contesto come questo, ma anche in qualunque altro contesto, sarebbe molto bene ascoltare le voci delle persone che vengono e delle comunità che vengono effettivamente colpite da queste cose, perché sicuramente avrebbero cose perfino più concrete, reali e pericolose da dirvi, molto probabilmente, di quelle che vi sto dicendo io, che sono tutte derelato. Io, bianco, maschio, borghese e benestante, non vengo particolarmente ancora colpito da queste tecnologie. Ci sono altre categorie sociali che questo lusso purtroppo non ce l'hanno. Grazie dottor Chiusi, la ringrazio per il contributo al dibattito, le auguro buon lavoro e la ritengo ovviamente a disposizione della Commissione, a disposizione dell'onorevole Sensi, presentatore della proposta di legge, e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie. Grazie a lei.